una piccola comunicazione del servizio. Voilà, fatto. Torniamo al nostro schermo. E a questo punto vi presento chi è Alice. Alice è la professionista nel settore delle fotografie e del real estate. Una professionista vera, come vi renderete conto per quelli che non lo conoscono, e una professionista che può dare una mano e soprattutto aiutarvi a chiarire delle idee di che cosa si tratta quando si tratta di servizio fotografico professionale. Quindi Alice, puoi dire qualche parola su di te in modo che ti conosceranno. Beh, sì, sì, una piccola e breve presentazione di quello che sono io professionalmente. Io sono appunto una fotografa freelance e mi occupo di vari settori nell'ambito fotografico, tra cui quello degli interni. Quindi io mi occupo di fotografare diversi spazi espositivi, tra cui anche appunto nell'ambito immobiliare mi trovo spessissimo a fotografare case che poi vanno messe in vendita oppure in affitto a breve o lungo termine. E lavoro soprattutto su Milano, ma poi occasionalmente anche mi muovo in territorio nazionale a seconda delle necessità dei miei clienti. Amo tantissimo quello che faccio, lo insegno anche da diverso tempo e il mio percorso fotografico professionalmente inizia nel 2010, quindi ho studiato tra il 2009 e il 2010 in un'accademia fotografica a Parigi, poi da lì sono tornata a Milano, dove vivo tuttora e dove tuttora porto avanti il mio lavoro, ecco. In maniera concisa, diciamo, questo è quello che sono io professionalmente. Poi dopo vi farò vedere anche durante questa Zoom alcune delle immagini di lavori che ho fatto insieme ad altri professionisti e potrete vedere un po' meglio quello che sono all'opera, ecco. Grazie Alice. Tra l'altro sono emozionatissima per questa Zoom e se sorrido è perché sono emozionata. È una bella emozione sempre, soprattutto bella condividerlo. Ecco. Allora, arriveremo al programma. Vi spiegheremo un po' come si svolgerà questo incontro. Nella prima parte dell'incontro vi racconterò perché effettivamente il servizio fotografico è importante dal punto di vista del mercato e che cosa sta succedendo nella testa di un consumatore quando vede il servizio fotografico fatto con un certo criterio. Nella seconda parte Alice condividerà i propri segreti, i propri skills e soprattutto indicazioni sul come deve essere fatto un servizio fotografico che effettivamente vende l'immobile. Quindi prima di iniziare a parlare io vi farei vedere qualche immagine perché l'immagine sicuramente vale più di mille parole. Queste immagini, questa in particolare, sono le foto, quelle che noi troviamo nell'annuncio immobiliare. Queste le foto di sempre di un real estate advisor che ha deciso di pubblicizzare la casa con queste fotografie. Questa è sempre la stessa casa e quindi anche queste sono delle foto che sono state riportate nella presentazione dell'immobile. Sempre la stessa immobile, sempre la stessa tipologia delle fotografie. Quindi a contrasto rispetto magari di quelle che si potrebbe fare con piccole cose in più. E arriviamo a questo punto alla domanda. Quanto effettivamente influisce un servizio fotografico sulla vendita o l'affitto di un immobile? Allora, delle ricerche, soprattutto dell'esperienza, ci porta anche di avere determinate cifre. Allora, prima di tutto, l'immobile con le foto belle vengono visualizzate prima di altre con la percentuale di 59% in più. Sicuramente i miei colleghi, quelli in questo momento che ci stanno seguendo, ci daranno anche la conferma, quelli che già magari si sono specializzati in questo settore. L'annuncio che hanno delle belle immagini attirano più attenzione del pubblico di 46%. È molto interessante questo fattore perché tanti pensano che il prezzo dell'immobile è quello che effettivamente attira un acquirente oppure uno quello che lo deve prendere in affitto. E non è esattamente così. Il prezzo sì è importante, però in quel prezzo noi abbiamo sempre un range del minimo e il massimo e
le foto di case belle nel range della ricerca delle persone l'attirano molto di più. Quindi questo è uno dei fattori sicuramente importanti e da capire e soprattutto da ricordarselo. Un altro fattore importante è che gli immobili che hanno le foto giuste generano maggior richiesta di appuntamenti con clienti qualificati. Anche qua, magari quelli che sono del settore non hanno bisogno delle spiegazioni, ma quelli che magari non sono del settore, diamo una piccola spiegazione. Allora, più ci sono delle clienti che effettivamente hanno le capacità economiche di affrontare un acquisto della casa oppure le capacità economiche per affrontare un affitto della casa, con delle fotografie più belle, ci sono più persone che possono essere interessate e quindi tra tutta la platea delle persone che arrivano a contattarci, a vedere questa casa, abbiamo più scelta, quindi abbiamo più possibilità di ottenere miglior risultato per il nostro cliente oppure se siete privati per la vostra soddisfazione economica ovviamente. Una corretta presentazione fotografica riduce il tempo di decisione da parte del cliente. Qua è importante inserire una piccola postilla, perché dicano, ok, io farò delle bellissime foto, poi il cliente quando viene non sarà la stessa casa. Attenzione, tutti questi dati sono riportati per delle case che sono state adeguatamente preparate. Quindi non parliamo delle foto che sono state scattate in secondo momento post-elaborate, quindi ci troviamo invece di vedere una casa che è poco luminosa e magari ha dei muri completamente rovinati e nel foto ci troviamo quasi un fotorendering, questo sicuramente farà l'effetto contrario. Quindi attenti alla coerenza, quindi la fotografia deve rispecchiare la realtà. Quindi un servizio fotografico che è fatto con un certo criterio rispecchierà sempre la realtà della casa e aiuterà a prendere la decisione nella maniera molto più veloce. Dopodiché, nel secondo momento lo capiamo anche il perché. Un altro aspetto da non sottovalutare, la casa raccontata con un buon servizio fotografico acquisisce un valore maggiore fino al 10-15%. Su questo argomento possiamo parlare molto a lungo, però io direi che ve lo spiegherò nella maniera un pochino più scientifica, comportamentale, nella seconda slide. Ora devo bere un po', se no non posso spiegarlo. Ok, allora cerchiamo di capire perché effettivamente le immagini belle attirano di più. Cos'è bello per noi? Ci sono tantissimi studi, soprattutto nel neuromarketing, nel neuroscienze, nella psicologia, che hanno stabilito che comunque il nostro cervello ha tre parti del cervello. Allora, un attimo prima che io... Devo un attimo gestire qua di nostri partecipanti, quindi perdonate. Stanno arrivando in tanti. Sì, che stanno arrivando in tanti. Allora, vi chiedo la gentilezza per quelli che sono arrivati in secondo momento. Per favore, non attivate delle videocamere e soprattutto non attivate il volume, perché così noi possiamo gestire con tutta tanta serenità. Anche perché siamo già abbastanza emozionati per questa situazione che stiamo affrontando. Grazie a tutti. Allora, torniamo al nostro cervello. Quindi, come vi stavo dicendo prima, il nostro cervello, secondo questi studi, ha tre parti. Allora, il cervello rettile, il cervello emozionale e il cervello, la neocorteccia. Quelle che poi influisce sulla bellezza, su quelle che ci piace e quelle che non ci piace, è la parte del rettile. Allora, noi nelle scelte siamo guidati dai nostri istinti arcaici, perché il cervello rettile è quello che decide. La domanda diceva che cosa risponde questo cervello rettile, perché cavolo che decide? Allora, perché il nostro cervello rettile risponde per la nostra sopravvivenza e la procreazione. Ve lo spiegherò meglio così riuscirete a capire tutto il filo discorso un pochino più avanti. Però, innanzitutto, dobbiamo precisare che la vista è un senso più sviluppato in assoluto rispetto ad altri sensi. Per lo stesso motivo, grazie a acuta vista, noi siamo riusciti ad evolverci e soprattutto sopravvivere e procreare in questa terra.
Detto tutto questo, gli scienziati ci hanno fatto capire che comunque esistono vere e proprie regole universali della bellezza. Quindi ci sono delle regole su quali noi possiamo basarci mentre stiamo cercando di proporre un qualcosa nella vendita, oppure comunque approcciandosi in un certo modo e aiutare al nostro interlocutore a prendere la decisione giusta. Capiamo un attimo quelle regole universali. In realtà sono abbastanza semplici, però non è così scontate come uno penserebbe. Allora, al cervello rettile piace molto la simmetria, ordine e ritmo, perché per noi è il sinonimo di salute e ottimo genio. Ecco perché quando noi vediamo di strutture che sono belle simmetriche, belle ordinate e hanno un bel ritmo, ci trasmette la sicurezza. Perché grazie a questo istinto noi siamo sopravvissuti nelle savane e siamo arrivati fino qua. E anche per questo motivo, quando noi vediamo la fotografia bella, parliamo in questo momento delle fotografie di un immobile, che ci trasmette questa sicurezza, istintivamente siamo portati a preferirla rispetto magari a una casa che è disordinata, che è rappresentata male, oppure è bella casa ma è fotografata male. Quindi, se vi rendete conto che comunque le nostre interlocutori a volte non hanno la possibilità tanto di scegliere rispetto ai nostri istinti che ci portano avanti, e soprattutto c'è anche un altro fattore che non da sottovalutare: il cervello attribuisce istintivamente un maggior valore e una maggiore qualità ad oggetti e alle persone belle. Vi è mai capitato di incontrare una persona bella, magari esteticamente, e attribuire delle qualità che poi magari non erano le stesse? Dice: come mai ho sbagliato? No, il tuo cervello, quello rettile, quello che effettivamente ti ha portato di sopravvivere in tante cose, ti ha dato un'informazione che geneticamente è stato approvato. Ecco perché le fotografie dei mobili, soprattutto se noi vogliamo coinvolgere più pubblico e vogliamo dare maggior valore, richiedono una cura e richiedono un professionista che sappia queste regole, che sappia gestire tutti gli aspetti della presentazione di un immobile, magari rispetto a uno che dice: faccio tutto, perché in questo momento quello che succede, soprattutto sul mercato immobiliare, ci sono tantissimi professionisti che si sono proclamati fotografi e poi alla fine fanno le fotografie, ma non è quelle che vendono. E uno si fa la domanda: come mai ho speso dei soldi, ma dove è il risultato? Non serve a niente la fotografia, magari la farò con il cellulare, va bene così. Quindi, a questo punto, io direi che facciamo intervenire direttamente Alice, che ci darà delle risposte come effettivamente possiamo fare il miglior servizio fotografico che corrisponde alle nostre esigenze e quelle che aiuta a vendere le mobile. Alice, ti passo la parola. E raccontaci l'importanza, per favore, del servizio fotografico. E aspettate, c'è una piccola situazione di gestione. Oh là là, e voilà! L'importanza del Slide. servizio fotografico. Un buon servizio fotografico aiuta a vendere e affittare più velocemente. Cosa ci dice? Assolutamente sì, aiuta senza dubbio, però è necessario che sia fatto bene, perché la vista è il primo senso che noi, ed è l'unico senso che noi utilizziamo per renderci conto di uno spazio, se può essere ideale per noi per viverci per un tempo più o meno lungo, più o meno breve. E per cui sicuramente un buon servizio fotografico fa sì che arrivi molto più in fretta una telefonata per chiedere informazioni, fa sì che arrivi molto più velocemente un messaggio di risposta a un annuncio, fa sì che i tempi di vendita o di affitto quindi si riducano e aumenta anche il numero delle prenotazioni per gli affitti brevi, ad esempio. Quindi sicuramente un servizio fotografico ben fatto aiuta in questo, è essenziale. Ok, possiamo andare avanti con le Sì. domande? Ok, perfetto. Hola. Che consigli, Alice, ci daresti per realizzare un racconto fotonarrativo ideale?
Allora, io per rispondere a questa domanda, durante tutta la Zoom toccherò alcuni punti che rispondono in maniera più specifica appunto a questa domanda importante, come è possibile realizzare un racconto fotonarrativo ideale? Sicuramente emozionando, poi capiremo appunto più nel dettaglio come, dando un ordine cronologico al nostro lavoro fotografico, raccontando in maniera chiara, scegliendo le immagini migliori. E sicuramente questo tipo di racconto, un racconto fotonarrativo per quanto riguarda l'immobiliare, per essere efficace deve far sì che sia comprensibile per chi non l'ha mai visto. Perché immaginiamo sempre che chi guarda queste foto non è stato ancora all'interno di quello spazio. Quindi la persona, lo spettatore, si immagina come sarebbe quell'immobile. E è importante che attraverso il servizio fotografico si riesca a capire appunto come è fatto e quindi che lo spettatore riesca a fare un vero e proprio tour virtuale all'interno di quello spazio. Sicuramente il fotografo, un fotografo professionista, permette molto più facilmente di avere un servizio valido. Poi non tutti, come hai detto tu anche prima, come l'hai accennato, non tutti i fotografi poi sono uguali e sicuramente un fotografo specializzato in home staging significa che è un fotografo che ha ben chiare quelle che sono le necessità dello spettatore che poi andrà a guardare le immagini. Quindi un fotografo professionista e specializzato nell'ambito dell'home staging è la scelta migliore per fare un racconto che sia ottimo. Poi ci sono le persone invece che vogliono provare a mettersi in gioco e imparare a realizzare da sole le immagini. È un percorso, come tutti i lavori, anche la fotografia necessita di esperienza. Ho insegnato a tante persone, chiaramente pochissime di quelle persone poi realmente si sono messe a portare avanti la fotografia come un lavoro, perché se già si fa una professione è difficile farne un'altra, no? Contemporaneamente. Per imparare bene a fotografare ci vuole tempo. Ho visto però alcune persone che lo hanno fatto, che hanno saputo fare veramente dei lavori più che ottimi. Quindi se ci si cimenta, se si fa esperienza, chiaramente è possibile imparare a fotografare molto bene gli spazi. Per l'argomento di cui stiamo parlando, mi rivolgo per esempio agli agenti immobiliari o i privati, per esempio, che si trovano ad aver bisogno di fotografare gli spazi che vogliono vendere o affittare. E è necessario avere appunto a mente questi punti chiave per poter intraprendere un percorso formativo personale che permette appunto di realizzare degli ottimi lavori. Quindi, ripeto, è importante in un servizio fotografico essere chiari, emozionare e dare un ordine anche sempre. Questo è un punto poi sul quale mi focalizzerò particolarmente perché è molto importante. E quindi tutti questi punti, la scelta anche appunto delle immagini migliori, faranno sì che il servizio venga bene. Ok, Ti cedo la parola. no, in realtà è difficile che mi ceda la parola. Io direi a questo punto vogliamo spiegare alle persone il perché è importante dare l'ordine cronologico di immagini, perché non è sempre molto chiaro come l'argomento. Ci potresti dare un po' di spunti su questo? Assolutamente sì. È molto facile vedere nel panorama online una certa confusione riguardo a questo tema. Perché? Perché si notano spesso fotografie di reportage che iniziano, reportage che inizia con magari una foto del bagno o una foto del corridoio che poi va a raccontare uno sgabuzzino, poi la cucina, poi una stanza, poi il salotto. Mettiamoci sempre nell'ottica di chi uno spazio non l'ha mai visto, quindi è importante partire con una prima foto, che sia la foto iniziale,
che rappresenti il primo passo per chi entra, no, nella casa. Quindi la prima foto è importante che sia quella dell'ingresso. E questo noi lo possiamo anche suggestionare con, per esempio, l'introduzione della porta in una porzione minima di spazio. Introducendo la porta noi facciamo capire ancora meglio che stiamo entrando. Poi dopo con degli esempi fotografici vi farò capire ancora meglio questo tipo di cosa. Quindi la prima foto è quella dell'ingresso. Quindi si entra in casa. Poi dove si va? Si andrà negli spazi più importanti. Tendenzialmente il salotto, oppure la cucina, poi le varie camere da letto, poi sgabuzzini, bagni, ok? Quindi non si inizia mai un reportage, ad esempio, da un punto che non sia l'ordine cronologico che invece è dato dalla casa. Quindi è importante partire con, appunto, con una prima foto chiara ed essere chiari in tutto il percorso, e bisogna sempre dare importanza agli spazi principali prima di tutto. Altro punto però, io vi ho parlato di ingresso. Allora, l'immobile si presuppone che sia in un edificio, quindi questo edificio, se è prestante, lo si può fotografare. Prestante intendo se è carino, se è bello ovviamente sì, se è più o meno carino noi lo possiamo fotografare e cerchiamo di farlo nel modo migliore. Quindi, l'edificio perché è importante comunque raccontarlo? Perché può raccontarci tante cose su quell'immobile nel quale entreremo successivamente. Apro parentesi, se la zona è molto brutta, se l'edificio è molto molto brutto, meglio non fotografarlo. Però sicuramente ci possiamo sforzare di fare del nostro meglio e cercare di trovare quelle che sono le inquadrature migliori che riescono a raccontare appunto al meglio quell'edificio. Quindi io inizierei anche a far vedere alcuni esempi. Quindi allora, così riusciamo anche a capire un po' meglio, perché sicuramente per quanto riguarda gli operatori del settore sanno che significa avere un ingresso brutto oppure un ingresso bello, e rendersi conto poi magari quale potrebbe essere la soluzione, e uno dei spunti che sarebbe molto molto prezioso. Sì, perché comunque, prima dicevo, l'ordine cronologico parte comunque da un ingresso, cioè quindi è importante che la casa venga raccontata con un ordine e non passare da una stanza all'altra in maniera confusionaria, perché sennò chi guarda non ci capisce veramente nulla, non ci si riesce proprio a trovare. Altra cosa importante è dare importanza quando si può anche all'esterno. E adesso io vorrei farvi vedere alcuni esempi fotografici che riguardano questo punto. Quindi vado con la condivisione dello schermo, Marina? Sì, vai. Ok. È tutto tuo. Devo dire che Marina ha avuto una certa pazienza nei miei confronti, perché per imparare a condividere lo schermo ci è voluto molto tempo, ma alla fine ci sono riuscita. Eccoci. È importante passare l'esame. Ecco, allora, alcuni esempi d'esterno. Allora, voglio dire una cosa importante. Le foto che vedremo da qui in avanti sono state fatte con Sara Gilardelli, che so che è online, ci si sta ascoltando, che è un architetto e home stager, ed è dal punto di vista personale mio, e non solo mio, la migliore nell'ambito nazionale, quindi è bravissima, da lei ho imparato tantissime cose. E queste foto che adesso vi sto mostrando riguardano delle diverse tipologie di esterni che abbiamo fotografato. Allora, il primo caso è una villetta. Noi avevamo tanto verde qua e noi abbiamo volutamente messo in inquadratura tanta porzione di verde, perché comunque dà una bellissima sensazione. Tutto quello che sono piante, alberi, fiori, se ci sono, fotografateli. Quindi potete capire da questa foto che sia una bella sensazione
abbiamo veramente tanta vegetazione, il verde è un colore bellissimo, abbiamo avuto anche, che dà delle ottime sensazioni a livello proprio di emozioni, abbiamo avuto la fortuna di avere anche un bellissimo cielo azzurro. L'appartamento che poi siamo andati noi a fotografare è stato questo qua in alto. Se avessimo fotografato ovviamente la parte sotto, le finestre sarebbero state aperte, eccetera, però noi avevamo l'immobile quassù. Quindi quando avete del verde attorno a voi, fatene uso nel modo migliore. Qua ne avevamo meno, però lasciamo un po' capire la zona. Abbiamo comunque dei punti verdi anche qua, vediamo un bel lattico. E questo per esempio è un altro esempio di esterno. Poi per esempio abbiamo questo. Noi qua avevamo la fortuna di avere questa bellissima palma e di questo grande pino. L'edificio di riferimento è questo qua. E qua era il nostro appartamento. Ok? Quindi noi abbiamo avuto una certa difficoltà quando ci siamo dovute cimentare a fotografare questo esterno. Perché? Perché qua c'è un parcheggio, vedete? Con qua relativi bidoni. Quindi non era troppo bello da mettere in inquadratura, però per fotografare l'esterno comunque il parcheggio sarebbe entrato nel nostro frame. In questo caso però ho preferito mantenere la fotocamera più rivolta verso l'alto in modo che l'occhio fosse indirizzato verso la palma, verso il pino e verso poi l'edificio in fondo. In questo modo si dà molta meno importanza alla presenza di quel parcheggio. Quindi cercate di utilizzare gli elementi che avete attorno a voi a vostro favore. Adesso però vi faccio vedere, anche quando un edificio è molto molto brutto, che cosa si può fare, perché a volte non lo si può riprendere per intero o non ci sono troppi escamotage attorno. Cosa si fa? Per esempio qua vedete che abbiamo ripreso soltanto una porzione di edificio, abbiamo utilizzato anche qui le due piante sotto e dando proprio questo slancio verso l'alto, l'attenzione viene, diciamo, indirizzata verso un'altezza, verso un cielo azzurro, quindi verso l'alto e meno verso tutta la struttura dell'immobile che volevo raccontare meno nella sua totalità. Ho utilizzato un dettaglio di quell'immobile per poter distrarre un po' l'occhio verso qualcosa di un po' più carino. Poi, questo è un altro caso, qua avevamo avuto meno fortuna con il cielo, vedete che ci sono parecchie nuvole, però un pochino di azzurro ce l'avevamo e questo è un aspetto molto importante, perché avere un cielo azzurro o un pochino anche solo azzurro fa tanto sull'immagine. Se fosse stato grigio, fosse stato totalmente bianco, chiaramente l'impressione sarebbe stata diversa, più negativa. Invece in questo modo l'azzurro aiuta sempre. Anche qui abbiamo preso proprio una porzione dell'edificio e anche qui sono state utilizzate le piante, quindi abbiamo la possibilità di sempre di osservare con attenzione quello che ci circonda e di far sì che quei dettagli messi in maniera efficace nell'inquadratura ci aiutino a dare comunque uno spunto su quello che è l'esterno di quell'edificio. Altro esempio. Allora, è molto importante anche sapere dove, quando è possibile, sempre quando è possibile raccontarlo, è importante dire anche, parlare dell'ubicazione dell'edificio, perché se si sta acquistando o se si sta andando in affitto per il breve periodo o per il lungo periodo, è interessante sapere dove si trova appunto quell'immobile. Si trova in una via che è vicina a qualche punto d'attrazione, è in una via nel quale c'è una farmacia, un ristorante, un bar, una tabaccheria. Sono informazioni che
se la zona lo consente, vale la pena, è interessante fotografarli, perché in questo modo noi informiamo sempre meglio il nostro spettatore. Quindi, eccoci qua. Allora. Che bella, è primaverile questa immagine. Sì, lì avevamo un bellissimo albero pieno di fiori. E quella è anche fortuna. Però quando lavoro con i professionisti, sono persone che danno veramente attenzione, tanta attenzione a tanti dettagli. Per cui, per esempio, se la giornata non è buona, lo shooting viene possibilmente rimandato compatibilmente con gli impegni di uno e dell'altro, però viene rimandato. Quindi mi riferisco in questo momento all'importanza di avere un cielo azzurro, perché dà una certa sensazione allo spettatore. E poi anche aspettare il momento giusto in termini di fioriture, di piante, sono tutti aspetti ai quali viene data importanza. Magari se durante lo staging l'home stager ha notato che le piante erano in fiore, magari ha considerato che, compatibilmente sempre con gli impegni di tutti, ha considerato magari che era meglio scegliere di lì a 3 giorni la data dello shooting, perché magari di lì a 3 giorni quei fiori sarebbero sbocciati di più. Sono particolari che fanno veramente tanto la differenza. Nella resa qualitativa, in questo caso, di un servizio fotografico, perché noi utilizziamo appunto la vista, quindi in base a quello che vediamo noi abbiamo delle emozioni. E qui vediamo in ordine 1, 2, 3, 4 e 5, vediamo in ordine queste 5 foto che raccontano dove si trova l'edificio, dove è ubicato, fino ad entrare nella corte e poi nella porta d'ingresso dell'immobile. Quindi, facendole vedere meglio, prima foto, vedete che qua abbiamo il palazzo di Unicredit vicino a Gaulenti, qua siamo a Milano, vediamo, percepiamo che è una bellissima zona, facciamo anche la foto al lato opposto della via in cui ci trovavamo, vedete qua per esempio farmacia. È interessante e importante avere dettagli di questo tipo. Tra l'altro, per fare questa foto abbiamo aspettato anche che la strada non fosse troppo ingombrata, per esempio di macchine. Tutti questi dettagli sono quelli che permettono di avere un'immagine efficace. Anche aspettare che il semaforo dia il verde piuttosto che il rosso, che può avere un altro appeal sullo spettatore. Qua abbiamo scelto il verde. Poi, terza immagine, riprendiamo i fiori in alto perché sono belli, stanno molto bene in questa inquadratura e poi ci aiutano ancora meglio a capire che ci trovavamo qui. Facevamo la foto da qui verso l'edificio che si trovava alla sinistra. Quindi questa è la porta d'ingresso. Qua c'è Latteria, che è un famosissimo posto di Milano in cui si può pranzare molto bene. Sono tutte informazioni alle quali un sacco di persone danno importanza. Una corte interna di questo tipo va assolutamente fotografata. Se avessimo avuto un qualcosa di meno bello, magari avremmo potuto cercare di fotografarlo in una porzione, in un dettaglio, più in un dettaglio. Si può sempre trovare, non sempre, però nella maggior parte dei casi si possono trovare degli spunti fotografici che sul momento non ci vengono in mente, ma se però ci impegniamo, ci sforziamo, possiamo trovare qualcosa di bello anche in quello che non è subito da primo acchito bellissimo. E quindi lo possiamo raccontare in un frame, in un dettaglio più o meno ampio. In questo caso appunto avevamo una bella corte, abbiamo deciso ovviamente di fotografarla per intero. E poi ingresso, e qui mi riferisco a quello che dicevo prima, la porta che vediamo qua a sinistra. Quindi entriamo in casa. Con questa foto noi stiamo dicendo questo, puoi fare il primo passo verso quello che vuoi
vedere e scoprire. Quindi ci sono anche edifici che magari appunto fuori non sono ubicati in zone belle come quelle che abbiamo visto prima, però possiamo magari notare delle... Mi senti Marina? Sì, sì, ti sento, qualcuno ha avuto la defiance col microfono, ma abbiamo sistemato. In questa fotografia qua, che abbiamo per esempio la descrizione di un bellissime decorazioni, sia fuori, sia nel legno. Oddio. Ok, perfetto. Poi vediamo il campanello che è molto bello, in ottone. Sono elementi che danno prestigio. La porta ovviamente la teniamo... Quando è possibile farlo, la teniamo aperta. Successivamente magari abbiamo una bella corte interna. Scusate. Ecco che mi permette più di cambiare. Vabbè, con calma. Intanto vediamo queste immagini, quelle che ci hai... Ecco. Oh. Ecco, non corte interna, ma l'interno dell'edificio proprio. In questo caso era veramente molto bello, una finestra stupenda, una pavimentazione delle pareti, uno scorrimano incredibili, chiaramente lo fotografiamo. E poi vediamo che qua entriamo in casa. Quando abbiamo degli spazi anche interni che possono essere valorizzati attraverso la fotografia, facciamolo. E per farlo bisogna attivare lo spirito di osservazione e la sensibilità visiva. Qua per esempio ancora abbiamo un altro esempio di quello di cui stavo parlando, partiamo dall'esterno, non era il caso in quell'occasione lì di fotografare la via, però il cancelletto di entrata, l'edificio si presentavano bene, li abbiamo fotografati. Poi passiamo come seconda foto alla porta con la quale si accede e poi anche qui entriamo in casa. Vedete che la porta a sinistra è sempre visibile, questo lo si fa spesso, come dicevo prima, proprio perché è un sinonimo di prima foto di entrata. E ora, quando parliamo di ordine cronologico delle immagini, vediamo un reportage completo, ora, in cui abbiamo l'esterno che abbiamo visto prima, ok. Ok. Non è il maniaco, è il mouse. È il mouse. Ah, che fa la confusione, no? Quando lo uso. Ok, seconda foto, terza foto. Siamo nella corte interna. Questo quindi è un reportage fotografico completo dove partiamo proprio da raccontare quello che c'è nella via fino ad arrivare alla porta d'ingresso dell'edificio. Entriamo nella corte interna, entriamo in casa. Ok, seconda foto, un dettaglio. Poi abbiamo quello che vedevamo poco fa, cioè il divano. Mm-hmm. L'altro lato della stanza. Ora ve le faccio vedere una per una e poi le vediamo tutte insieme. Quindi quando vediamo la foto del balconcino, la foto seguente, per mantenere un ordine cronologico possibile, sarà quello di quello che si vede di fuori dal balconcino, scenografia permettendo. Qua addirittura con questa foto noi comunichiamo che qui è una zona in cui fanno il mercato e per esempio credo che siano in molti ad apprezzare questa cosa.
anche perché il mercato è sinonimo, avere un mercato vicino a casa è sinonimo di tanti, tanti aspetti positivi, poter accedere a dei prodotti locali, è un momento in cui si entra molto nella tradizione del posto, significa che quella via è una via molto pulita, perché viene pulita almeno 2 volte a settimana. Insomma, ci sono una serie di informazioni che si danno. Adesso, quando usciamo dal balconcino e rientriamo in casa, lo facciamo con questa inquadratura. Visione d'insieme, qua è la porta d'ingresso. Questa parte qui è quella che vedevamo qua, perché abbiamo, dopo questa foto qui, utilizzato questa, perché noi andremo a raccontare il bagno e quindi raccontiamo di quello che sta qui, la toilette sta qui. Quindi prima visione d'insieme, visione un po' più nel dettaglio e poi bagno. Mi senti bene, Marina? Sì, sì, ti sento benissimo. Okay. Quest'ultima foto, per esempio, è utile perché? Perché ci fa capire che quella è la zona letto, che prima invece vedevamo così. Allora, adesso vorrei invece farvi vedere le foto tutte insieme, in modo da avere una visione più chiara e comprensibile di cosa vuol dire usare un ordine cronologico. Ok, quindi partiamo dall'esterno, entriamo in casa. Questo dettaglio qui si riferisce a questa parte qui della fotografia precedente. Qua vediamo un divano che rivediamo in questa inquadratura qua. Poi vediamo il lato destro della stanza in questa foto qui. Però vedete che nella foto precedente qua c'è una porzione di mobile giallo che ci aiuta con molta facilità a capire quindi la foto successiva. Anche il comodino qui lo vediamo nella foto precedente e non è a caso che siano così tanto all'interno dell'immagine, perché questi elementi aiutano a far sì che questo tour virtuale sia chiaro per chi guarda. Quindi dopo questa foto si fa una foto di dettaglio di quello che si è parlato nella foto precedente. Questo balconcino qua ovviamente è questo. Poi, come vi ho detto prima, andiamo nell'esterno, poi rientriamo e poi diamo una visione di insieme. Quello che succede successivamente è parlare della cucina, quindi come mi sono agganciata? Con un dettaglio. Queste due tazze si trovano qui nella foto precedente. Nella foto successiva vediamo quindi di nuovo le due tazze e poi vediamo l'insieme della cucina e la vediamo chiaramente. E notare anche quanta cura c'è in tutti i dettagli che sono stati scelti, in questo caso dall'homestager. Poi andiamo in quest'altra inquadratura, riprendiamo questo armadio azzurro che vedevamo nella foto anche precedente. Quindi abbiamo questa visione d'insieme dove facilmente capiamo ancora meglio il tutto, come è disposto. Come vi ho detto prima, andiamo sulla foto di dettaglio e poi ci agganciamo al bagno. E questa, infine, è una foto che appunto lascia intendere che quello può diventare un letto e ci si può dormire, è l'area notte, diciamo. Ecco, ho risposto a questa prima domanda. Credo di essere stata iperprolissa, spero però di essere stata chiara. Allora, sei stato chiarissimo e sicuramente quello che potrebbe essere anche, non lo so, utile perché io da provetta, perché tu sei la professionista mentre io faccio le foto, sono la provetta. Sicuramente l'ordine e
cronologico aiuta anche nella post-produzione, soprattutto nel momento in cui noi andiamo a metterle sul portale, nel senso che una volta creato un ordine aiuta molto ad orientarci mentre stiamo facendo tutti i lavori, quelli che devono essere fatti dopo lo scatto. Mi lo confermi? Sì, la post-produzione che hai menzionato, che è una parte essenziale del, del reportage, perché è quell'aspetto che consente di migliorare esteticamente delle immagini che sono già state fatte bene in loco, però aiutano a appunto migliorare e ad ovviare ad alcuni problemi, quali per esempio le linee che spesso naturalmente vengono distorte con il grand'angolo, piuttosto che altre zone di luce, quindi la post-produzione è un aspetto estremamente essenziale. Una cosa anche che aiuta a, per esempio a mantenere più facilmente un ordine cronologico è nominare i propri file. Sembra un aspetto banale, però in realtà non lo è. Nominare i propri file in una maniera corretta aiuta ad avere anche una comprensione per chi riceve le immagini, in questo caso per esempio un agente immobiliare che riceve delle immagini correttamente numerate, gli rende più facile una pubblicazione in ordine cronologica corretta. Quindi un esempio di come nominare i propri file in una maniera professionale, per esempio attraverso le proprie iniziali. Per esempio, io fotografo, io nomino le mie fotografie con le mie iniziali. Quindi un reportage di Tot Foto inizierà con prima foto A, B, trattino 1, seconda foto A, B, trattino 2. Quindi è professionale nominarle con le proprie iniziali, dandogli il corretto ordine, e poi mi aggancio a quello che hai detto tu prima. Quando poi iniziamo anche a fare post-produzione, iniziamo a moltiplicare quel file in diverse versioni. Da RAW diventa PSD, poi diventa JPEG, JPEG in alta, JPEG in bassa, e non ci si capisce più nulla. Quindi è anche importante mantenere un'organizzazione corretta all'interno della nostra area di lavoro, del nostro hard disk, del nostro computer. Ecco. Vede che anche qua l'ordine, il cervello proprio lo vuole, perché dice non solamente voglio la bellezza. È veramente essenziale, perché comunque se avete bisogno di ritornare a riprendere una foto che vi serva per la post-produzione o che serva a un vostro cliente, se voi non capite dove andarla a trovare, se non la trovate facilmente, perdete tempo, quello è tutto tempo sprecato. Invece mantenere proprio un'organizzazione equilibrata e chiara del vostro lavoro vi aiuta veramente tanto. Questi sono dei consigli molto preziosi. Quindi andiamo verso la nostra prossima domanda, che è stata già in anteprima illuminata e inquadrata. Allora, e perché scegliere l'immagine migliore? E soprattutto, la foto di copertina necessita di attenzione particolare in questo caso? Allora, parto con il primo punto. Allora, perché scegliere le immagini migliori? Cosa vuol dire scegliere le immagini migliori? Scegliere le immagini migliori significa scegliere quelle giuste, quelle che raccontano in maniera più concreta e chiara e bella uno spazio. Quindi cerchiamo di evitare, se possibile, di consegnare tantissime foto, perché l'attenzione di chi guarda si concentra in genere su al massimo una ventina di immagini. Poi ci sono alcune eccezioni, chiaramente. Se noi abbiamo una casa o un immobile molto grande da fotografare, è chiaro che necessitiamo di più immagini, quindi si può arrivare anche ad avere un reportage di 30 foto, per dire, quando gli spazi sono molto grandi. Però bisogna sempre cercare di avere un numero molto limitato, proprio perché l'attenzione di chi guarda dopo un po' svanisce. Le persone poi si perdono, e quindi magari impieghiamo tanto tempo a fotografare, cercare di fotografare tutto di quell'immobile, quando poi alla fine non serve. Quindi serve scegliere poche foto ma buone. Ad esempio, per un monolocale possiamo andare dalle 8 alle 15 immagini.
e lo riusciamo a raccontare veramente molto bene. In generale, cercate di ricordarvi che l'attenzione resta alta fino a più o meno una ventina di immagini. Poi, quando pensate anche al numero di immagini, pensate anche alla piattaforma sulla quale poi pubblicherete il vostro lavoro o sulla quale andrà pubblicato il vostro lavoro da parte di un terzo. Perché? Perché ci sono alcune piattaforme, per esempio, che consentono la pubblicazione di un massimo di 10 foto. Quindi, se sapete questa cosa, vi può essere utile poi per ottimizzare il vostro lavoro a vostra volta. Oppure, altra cosa però fondamentale anche che vi voglio dare come indicazione, qui apro semplicemente una parentesi, però è importante, noi abbiamo visto fino adesso alcune foto, alcune sono in orizzontali, altre sono in verticali, anche lì la destinazione che avranno quelle foto farà sì che voi sceglierete delle immagini o solo orizzontali o orizzontali e verticali, proprio perché anche lì ci sono piattaforme che consentono soltanto la pubblicazione di foto in orizzontali. Quindi magari vi trovate, se non lo sapete prima, vi trovate magari a fare un reportage che ha delle inquadrature verticali che poi non si possono pubblicare. Quindi, insomma, è importante prendere consapevolezza di queste cose prima di effettuare un servizio fotografico. E poi vi vorrei far vedere un esempio anche di come possiamo raccontare, per esempio, una semplice stanza, perché effettivamente molti di voi si chiederanno, alcuni lo sanno già, altri magari no, quante foto servono per raccontare una stanza. In media, 3 immagini sono più che sufficienti. Poi chiaramente, se state facendo un reportage su un monolocale, un bilocale, comunque spazi piccoli, vi potete permettere anche di utilizzare un numero più alto di immagini. Se il mobile invece è grande, evitiamo ovviamente di fare 3 foto a stanza, se magari le stanze da letto, che ne so, sono 5, non facciamo 3 foto per ogni stanza e così via, perché sennò, appunto, ritorno al discorso di prima, otteniamo un reportage che ha un numero elevato di immagini che poi alla fine le persone non guarderebbero neanche con attenzione o che magari non si possono pubblicare perché sono troppe su alcune piattaforme. Quindi adesso io condivido di nuovo lo schermo per per farvi vedere, per esempio, 3 immagini che raccontano in maniera molto molto chiara questa stanza. Allora, resto un po' più larga con l'inquadratura. Oramai sei stata professionista della condivisione dello schermo. Ce l'hai fatta. Ok. Allora, vediamo la prima immagine. Abbiamo l'inquadratura di una camera da letto. Ok, fin qui chiaro. Vediamo poi che qua c'è qualcos'altro. Vediamo ovviamente l'elemento emozionale del cagnolino. Ribadisco, tutte le foto che stiamo vedendo fino adesso sono state fatte per Sara Gilardelli, di cui ho parlato prima, e vediamo appunto questo elemento emozionale che lo rivediamo nella seconda immagine. Qui abbiamo una foto di dettaglio. Vedete che qua in fondo riprendiamo il letto, riprendiamo quella visione di prima, no? Così, in modo da, in maniera molto funzionale, da capire subito dov'è che ci troviamo. Ci troviamo a guardare il lato destro della stanza. Altra foto è il controcampo, quindi qua rivediamo il letto, rivediamo l'elemento emozionale di prima, rivediamo la pianta, rivediamo una serie di elementi che noi possiamo, e questi si chiamano elementi di raccordo, di cui poi vi parlerò meglio dopo, possiamo veramente ritrovarci subito nella descrizione di questa stanza. Quindi 3 foto sono più che sufficienti per poterla raccontare. C'è l'elemento emozionale, che dal mio punto di vista è molto importante, fa molto gioco, però
ci sono anche tutta una serie di professionisti che danno meno importanza, per esempio, al dettaglio, ce ne sono tanti altri invece che ne danno. Secondo me è fondamentale per emozionare nell'immagine, e anche perché poi il dettaglio unito alla foto di totale accentua l'emozione e accentua anche la comprensione di quello che si sta guardando. Quindi vedete come con tre immagini noi abbiamo raccontato una stanza. Questo lo applichiamo al salotto, alla cucina, eccetera. Chiaramente se avete ambienti come da fotografare come lo sgabuzzino, oppure magari un bagnetto poco carino, tutti quegli ambienti magari che dovete fotografare però che sono meno esteticamente prestanti, potete concedergli magari una sola foto e potete valorizzare ancora di più quello spazio con una foto di dettaglio. Quindi in quel caso ne basterebbero anche due, o a volte anche solo una, dipende dai casi, dipende anche e sicuramente dal tipo di allestimento che avete, perché quello gioca tanto sull'ispirazione. Ho fatto questa foto di dettaglio in questo modo perché è un elemento che è stato scelto in una maniera molto accurata, ha una sensibilità da parte di chi ha fatto l'allestimento, e quindi per me è stata fonte di ispirazione per poter creare questa foto. Quindi ora vi faccio vedere un esempio di reportage in cui vi faccio vedere per intero, parlando di numero di immagini. Qui abbiamo un immobile, un appartamento, che ha quindi questo balconcino, ha il salottino, la cucina, area pranzo. Poi rivediamo anche qua. Qua vediamo meglio la cucina, una camera da letto e un bagno. Ok? Quindi quante foto abbiamo? 15. 15 foto, però quelle buone, quelle giuste, quelle efficaci. L'attenzione di chi guarda rimane alta perché il numero di foto è contenuto. Se iniziamo a fotografare da ogni angolazione, non raggiungiamo l'obiettivo che volevamo, perché l'attenzione si disperde. Quindi ve le faccio vedere singolarmente. Quindi vedete che qua c'è la porta d'ingresso che è aperta, qua è stato creato un allestimento delizioso con tutta anche la vegetazione, e il tavolino e le sedie. Facciamo meglio il balconcino, ci teniamo a distanza, facciamo vedere quanto è grande. Dettaglio emozionale, che in questo caso a me personalmente dice: è sera, sono le 18, le 19, ci beviamo un calice di vino su quel delizioso balconcino. Che so che non si dice balconcino, però adesso mi sfugge la parola. Un piccolo balcone. C'è un'altra parola che descrive esattamente questo tipo di... Però vabbè, altre, tanto abbiamo capito cos'è. Entriamo in casa, facciamo vedere la porta d'ingresso, vediamo la cucina. Ballatoio, arrivano qua gli aiuti. Ballatoio, brava Marina. Brava Marina. Io sono dei ragazzi che ti aiutano. Sì, perché non sto guardando la chat. No, perché... Non ti preoccupare. Grazie. E poi tra l'altro so che Sara starà ridendo di brutto, perché io questo è una cosa che faccio spesso, che a volte mi mancano le parole, quando stiamo lavorando dico com'è che si dice, e mi risponde sempre. Allora, poi vediamo il controcampo, no? Vediamo dov'è l'area salotto. Abbiamo tutta una serie di informazioni. Vedete che qua rientrano sempre degli elementi, per esempio in questo caso la cucina. Fa rientrare questo tipo appunto di elementi, ci consente di veramente far capire in maniera molto chiara da quale angolazione ci troviamo, con quanto è grande uno spazio, come può essere disposto. Otteniamo tantissime informazioni.
Quindi prima, per esempio, vedevamo fino a qui, in quest'altra foto, noi vediamo anche quest'altra parte, meglio, dettaglio. Diamo un'immagine della cucina nella sua totalità, perché comunque la cucina è un luogo che è ovviamente tra gli spazi più importanti in una casa e quindi gli va data sempre molta importanza. Cucina, salotto, camera da letto sono essenziali. Poi vediamo qua sulla destra in questa immagine che segue qualcosa, lo vedevamo anche in alcune immagini di prima. E infatti rientriamo in questa parte qua, che è la camera da letto, nella quale volutamente riprendiamo la cucina, perché qua cosa stiamo facendo capire? Dove si trova, proprio in maniera molto chiara, dove si trova la camera da letto, oltre a raccontare poi con le foto successive quanto è grande la stanza, le proporzioni, le dimensioni. E non pensate che questi oggetti siano stati lì a caso. Ogni singolo elemento che vedete nelle immagini è stato posizionato a favore di camera, per cui fare un servizio fotografico di questo tipo richiede tempo, quindi significa che un tipo di servizio fotografico come quello che vi sto facendo vedere magari richiede anche 3 ore per essere fatto, però viene fatto con una cura esponenziale per qualsiasi punto del frame fotografico, perché noi con le fotografie raccontiamo qualcosa e lo raccontiamo in un perimetro nel quale possiamo mettere e disporre degli oggetti, in questo caso relativo alla fotografia immobiliare. E fatto in questo modo noi otteniamo veramente la massima qualità. Quindi Alice, sì. Giustamente per chiederti una cosa, non basterebbe avere solamente le immagini belle? Da come tu stai dicendo è importante che tutte le immagini che devono essere belle, chiare, ma soprattutto interconnesse tra di loro, in modo che la persona può riconoscere dove si trovano ambienti, giusto? Esatto, e infatti è proprio il tour virtuale di cui parlavo prima, è proprio questo. Cioè, noi attraverso il servizio comunichiamo dimensioni, proporzioni, eccetera, di atmosfera di un ambiente, però quell'ambiente deve essere sempre comprensibile anche in termini proprio di percorso virtuale. Per quello è necessario partire da un ingresso, dagli ambienti principali, e una persona ci si deve ritrovare, perché è interessante sapere dov'è disposta la camera da letto, vicino a cosa sta, in questo caso vicino a questa parte della casa che è la cucina. Qua vediamo il controcampo. Vedete che anche inserire sempre la porta, spesso la porta, aiuta molto. E poi andiamo al bagnetto. Quindi ora, rivediamo tutte le immagini. Noi con 15 immagini abbiamo raccontato in una maniera molto efficace e chiara quelle immagini. Ti passo la palla, Marina. Sì, ho l'impressione di dilungarmi tantissimo, infatti è così, te l'avevo detto, inizio a parlare non mi fermo più. Ma io credo che tanti nostri partecipanti abbiano apprezzato proprio la tua dedizione e le tue attenzioni, anche perché in questa intervista ci stai regalando veramente tanti spunti che non tutti i fotografi sono disposti a condividere, così come perché dobbiamo mettere l'ordine e cosa si intende per l'ordine. Come vedi, la maggior parte penserebbero solamente magari l'ordine del file, ma qua c'è un qualcosa di più approfondito, quindi l'ordine e interconnessione tra le immagini, quindi ritrovare un dettaglio magari da un altro spazio per portare in giro la persona, per vedere effettivamente la casa. Queste sono di indicazioni che veramente meritano tutto il tempo quello che hai dedicato. Grazie. Poi tra l'altro c'è stato un altro punto al quale non ho risposto, rispondo brevemente sulla foto di copertina. La foto di copertina è importantissima, perché è la fotografia dell'annuncio, no? E quindi è quella che cattura la nostra attenzione. Io consiglio di scegliere sempre una fotografia per la fotografia di copertina che non sia un dettaglio, ma che sia una visione di insieme.
Quindi, per esempio, la fotografia di un salotto che dà un senso di ampiezza a casa, ad esempio, per farne uno. Ecco, per la foto di copertina spingi più sul comunicare quando si possono più il sensazione di posto grande, più che magari il dettaglio in sé, perché il dettaglio funziona sempre e solo quando si lega a un suo totale insieme, quindi. E per la foto di copertina è meglio la visione d'insieme. Ecco, rispondendo a quest'ultima domanda che non avevo fatto. È una domanda molto interessante, perché la maggior parte, io vedo gli annunci delle foto della copertina, mettono esterne delle mobile, quindi la via oppure la visione del terrazzo. Secondo te quanto possa essere utile per effettivamente presentare le mobile di utilizzare quelle tipologie della copertina? Ti è andata via un attimo la linea, no, scusami Marina, mi puoi ripetere l'ultima domanda? Allora, secondo te, per utilizzare la copertina, utilizzare le inquadrature oppure delle foto di esterni, quindi della via, del terrazzo, magari del giardino, perché la maggior parte di operatori, quelli che mettono la pubblicità, spesso e volentieri la prima foto, nell'opzione migliore c'è la parte verde magari esterna, nella opzione peggiore il bagno, però questa non è la nostra situazione. Quindi dobbiamo mettere un salotto che rappresenta e dà una pila tutto insieme, oppure dobbiamo mettere come la foto di copertina di un esterno? Secondo te, qual è il tuo consiglio? Secondo me dovrebbe essere inserita la foto di un ambiente di quelli principali, che può essere o cucina o salotto o camera da letto, oppure dell'esterno dell'edificio. La scelta va in base a quale di questi ambienti, di queste visioni, è la più bella e la più accattivante. Se il salotto è la foto più accattivante, io sceglierei quella. Se l'edificio si trova in una zona strategica, bella, perché no? Quindi va in base a quanto è bella e accattivante l'ubicazione o uno delle stanze interne. Ok, questa è un'ottima risposta, per cui arriviamo al prossimo argomento. E, ricordo a tutti quanti che poi noi arriveremo alla fine di tutti i nostri topic anche a rispondere delle domande, per cui scrivetele, qualcosa riesco anche a leggere dal Facebook. Qualcuno ha già avuto la risposta su alcuni aspetti, quindi la domanda seguente: quanto è importante che il servizio fotografico sia chiaro? Ecco, questa è una domanda importante, perché il servizio fotografico, per essere chiaro, deve, dicevo prima, prestare attenzione ad alcuni punti. Ho menzionato anche alcune paroline tipo proporzioni. Per esempio, quando parliamo di proporzioni, di grandezza di un immobile, attraverso la fotografia noi questo tipo di aspetti li possiamo comunicare, e anche in maniera molto chiara. Quindi anche tutto quello che riguarda, per esempio, avere un reportage che presenta un rigore architettonico, quindi delle linee dritte, anche quello è importante, anche quello dà un appeal ancora più bello, una sensazione ancora più bella a chi guarda. Devono essere utilizzati chiaramente degli escamotage e degli elementi per rendere chiaro il servizio fotografico. Vi faccio vedere un esempio, per esempio, di qualcosa che vi ho accennato prima, e qui torno a condividere lo schermo, Marina. Sì. Allora, io posso intanto sgombrarti il campo. Allora, l'esame numero 3, la condivisione dello schermo della parte di Alice. Ecco, vediamo. Non mi compare l'opzione. Oh, evidentemente lo schermo ha deciso che in questo momento. Bravo. Eccoci, bene. Share screen. Oh. Ok. Allora, in maniera molto veloce, vi ho accennato prima di elementi di raccordo. Gli elementi di raccordo sono fondamentali. Noi qui abbiamo salotto, cucina, una stanza, e poi qua c'è qualcos'altro.
La seconda foto, per mantenere cronologico, quindi mi riferisco anche a tutte le cose che ci siamo detti fino adesso, che vi ho raccontato fino adesso, è raccontare in maniera chiara, no? Uno spazio. Quindi, se partiamo da qui, vuol dire che successivamente andiamo a raccontare o la parte sinistra che riguarda il salotto, la parte destra. Tenete sempre a mente questa pianta qua. Perché? Dettaglio. Perché noi la rivediamo qui. E questo è un elemento di raccordo molto importante. Il fatto anche che noi vediamo questi elementi qua ci fanno capire che una camera da letto è a fianco alla cucina. Oppure, un altro esempio, far capire in maniera chiara come sono collegate le stanze, anche qui dobbiamo andare in ordine. Partiamo con una foto in cui capiamo che l'ingresso sta a sinistra, zona studio, divano, TV, finestra, ok. Come seconda immagine andiamo sulla zona studio. Vedete come le proporzioni anche sono equilibrate in questa immagine e anche nelle altre, cioè la parte di pavimento con quella del soffitto è equilibrata. A volte vi sarà capitato di vedere immagini dove c'è tanta porzione di pavimento sproporzionata al soffitto e viceversa, non è efficace un'immagine del genere. È bene sempre mantenere delle proporzioni. Vedete come le linee sono perfettamente dritte, per esempio. Questo ci aiuta meglio a capire le proporzioni, la grandezza. Qua abbiamo elementi emozionali come il dettaglio di prima, rapportato sempre al salotto. E poi vediamo di conseguenza un'altra immagine. E questa immagine è, non riesco ad allargarla, ma si vede lo stesso, è rappresentativa del salotto che avevamo prima. E qua abbiamo una parte di studiolo. Però qua capiamo subito dove è disposto un balconcino. Capiamo che qua sarà la zona cucina. Lo capiamo dalla pavimentazione diversa, lo capiamo dal frigor. Ci sono degli elementi. Quindi, che ci aiutano a capire come è disposto uno spazio. Quindi tutte le inquadrature, gli elementi di raccordo, il rigore delle linee, delle proporzioni, aiutano ad avere un reportage efficace. Quindi vi voglio far vedere, per esempio, velocemente un altro reportage. Che fa il birichino, il coso. Ah, Grazie, stai andando alla grande. Meglio di quelle che cara. Spero che vi stia piacendo e che sia la trovate interessante tutti questa diretta e spero di darvi dei consigli utili. Anche qua abbiamo un servizio fotografico che rispetta tutto quello che ho detto fino adesso. E anche qui abbiamo 4, 8, 12, 16 immagini che raccontano questo appartamento. Poche, ma quelle giuste. Quindi l'ingresso che sta qui. Qua abbiamo una porta un po' aperta, vediamo una pavimentazione rossiccia che poi è effettivamente la parte della cucina che andiamo subito a raccontare. Dettaglio. Di nuovo cucina, dettaglio. Poi tra l'altro molto spesso quando lavoriamo insieme, io e Sara, lavoriamo anche con Francesca Bartolomeo, che so che è collegata e anche lei collabora con noi, con Sara, nel fare allestimento dello spazio, di alcune di quelle fotografie che abbiamo visto sono state allestite insieme da Sara e Francesca, e Francesca ha un gusto incredibile per, esempio, anche tutti gli elementi di food che vengono utilizzati, soprattutto quando si parla di appartamenti che vengono utilizzati per l'affitto breve. Anche
abbiamo per esempio altri elementi di food. Qua abbiamo una baguette, per esempio, di égalité. Non so, per chi non lo conoscesse, fa proprio il pane in tradizione francese e questi sono ciccherie che non si vedono quasi mai nei reportage di interni. Questo non è merito mio, quindi tutto questo allestimento, ma è merito di chi lo ha fatto e del gusto che ha avuto, che è stato per me di forte ispirazione poi per poter creare le immagini. Anche qui è importante avere anche un uso equilibrato della luce. Con un'immagine del genere noi capiamo al volo, va, questo è l'ingresso, c'è il bagno, c'è la camera da letto, c'è il salottino. Anche la scelta dei biscotti è fatta con cura. Ogni singola cosa che vedete è stata scelta con proprio altissima cura. E qua questa inquadratura anche è necessaria perché ci fa capire nuovamente, ancora meglio, dove sta la camera da letto rispetto all'ingresso. E poi il bagnetto, che raccontiamo per ultimo, che tra l'altro è molto delizioso. Però ce lo teniamo per ultimo, possibilmente. Prima raccontiamo gli altri ambienti. Marina, ti cedo la parola. Parola, ok, perché noi siamo arrivati quasi alla fine del nostro incontro, quindi l'ultima domanda, ma sicuramente quella della domanda molto importante in questo caso, è seguente. Anche io sto facendo. Si può emozionare con le immagini, Alice? Assolutamente sì, penso che vi sarete emozionati nel vederle. Ripeto, l'allestimento è fonte di grandissima ispirazione. Il dettaglio, ripeto, aiuta tantissimo perché proprio veramente emoziona e suscita delle sensazioni per chi guarda che fanno la differenza. Poi anche, adesso poi vi farò vedere altri esempi, anche l'atmosfera. L'atmosfera con le luci, se quante e come vengono disposte strategicamente le lampade quando facciamo delle foto, che non sempre ci troviamo a poter riuscire a fotografare perché a volte quando sono troppo intense non riusciamo e quindi a meno che non siamo capaci di usare bene Photoshop o certi programmi di post-produzione, cioè è difficile concepire una bella immagine in delle condizioni di luce particolari dove le lampade sono troppo forti a livello di intensità. Quindi i punti luce posizionati in maniera strategica fanno tanto. Si può anche sfruttare tanto la luce naturale che entra e che a volte crea dei riflessi di luce bellissimi, di cui poi vi faccio vedere degli esempi. Quindi l'atmosfera che si crea, quindi con l'allestimento e anche con le inquadrature, con la luce. Fanno tanto la differenza e appunto ripetisco i dettagli. Poi ecco, vi faccio vedere per esempio dei riflessi di luce bellissimi. Posso condividere Sì, lo schermo, Marina? assolutamente, tutto tuo. Ci ho preso gusto di condividere lo schermo, Bene, bene. però ecco, collabora un po' meno, devo dire. Allora, ecco, per esempio, questi riflessi qua. Birichino. Allora, ecco, per esempio, questi qua, in maniera ovviamente ponderata, ci possono fare tanto gioco. E anche qui vediamo le lampade, per esempio, nella foto di prima invece. La lampada qua era accesa, ma hanno fatto proprio molto gioco questi riflessi qua. Oppure ci possono essere generi di riflesso più delicato, per esempio, come quelli che abbiamo qua a sinistra, che però sono veramente apprezzabili, che danno un'atmosfera di un certo tipo, perché comunque l'atmosfera è importantissima nelle immagini. Da calore, ti fa sentire un ambiente come confortevole. Come morbido, come accogliente, insomma, da tutti questi plus. Poi, come vi dicevo prima, se raccontate, per esempio,
un ambiente di questo tipo, avete un balconcino e questo lo potete applicare alle varie stanze. Perché non mettere il dettaglio dopo, riprendendo una parte di quello che si stava raccontando nella foto precedente? Oppure un altro esempio. Abbiamo il piano cucina, abbiamo il vaso, il centrotavola di limoni, dettaglio, riprendiamolo. Così riprendiamo dentro anche il piano cottura. Questa immagine da sola non potrebbe reggere. Regge perché viene dopo questa foto qua. Quindi totali e dettagli funzionano insieme. Un totale può, un'immagine d'insieme può vivere da sola, però certo è che se noi mettiamo una foto di questo tipo, noi emozioniamo assolutamente. E poi ci tengo anche a far vedere alcuni dei dettagli fatti nel corso del tempo, di diversi spazi. Potete prendere tanti spunti. Vedete anche come fa gioco uno specchio. È emozionante una foto del genere, quindi capite che il dettaglio fa tanto. Qua c'era questa parte molto interessante, perché non fotografarla dà ancora più valore al tutto, al reportage, quello che sta comunicando. E poi ci tengo anche a farvi vedere un lavoro di una persona al quale sono molto nata, che ci sta seguendo, che si chiama come te, Marina. Ok. Marina Ferraro. E questo è un lavoro che lei ha fatto di home staging e che io le ho fotografato, e rappresenta molti dei concetti che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato fino adesso, e sono molto orgogliosa di questo lavoro, perché questo è uno dei primi lavori che Marina ha fatto. Quindi qua abbiamo un grandissimo talento che mi fa piacere far vedere, perché la fotografia qui ovviamente aiuta, come in tutti gli spazi, no? Quelli, appunto, scusate la ripetizione, quegli spazi, però anche l'allestimento fa tantissimo, e qui lei è stata proprio brava, proprio perché all'inizio è facile cadere in tanti errori, e qui lei ha fatto veramente un lavoro esemplare, considerando che veramente era il secondo lavoro professionale che faceva. Quindi anche qua partiamo dall'esterno, dettaglio. Ovviamente il dettaglio, visto che la parte che abbiamo qua è della finestra e della porta, si è sfruttato la parte opposta, dove abbiamo appunto un divanetto, dove abbiamo del verde. La facciamo vedere per insieme quella zona. Anche qui la cura di Marina che ha avuto nel cercare fiori freschi, anche qui, e in tanti dettagli che riguardano anche appunto tendaggio, cuscini, coperta, e piante, candele, cioè tutti gli oggetti, si vede che sta facendo cura. E anche qui partiamo, in questo caso, d'eccezione con la zona notte, che però era collegata all'ingresso, quindi fotograficamente io ho preferito, come foto di entrata, utilizzare questa. Dettaglio. Qua avevamo fatto un altro dettaglio in più, sempre utilizzando i fiori veri. Vediamo l'altro lato della stanza, quindi capiamo attraverso questo elemento che qua si trova il letto, che qua appunto è il tavolo, come lo vedevamo prima. Questi elementi sono importanti da inserire all'interno in maniera poi equilibrata. A destra vediamo appunto divano, armadio. Poi facciamo un bel dettaglio anche qua, un altro, e poi vediamo l'altra parte che non avevamo visto prima. Questo elemento qua
noi lo abbiamo visto anche in altre, nelle foto precedenti, così come il tavolo, qua li vediamo nel loro insieme e vediamo appunto dove è disposta la cucina, zona molto importante. Poi qua ci dedichiamo a questa parte qui, di nuovo cucina. Dettaglio e poi di nuovo qua, e qua c'è una porticina aperta nella quale poi entrando andremo al bagno. Ecco che abbiamo il nostro reportage. Ora qua ci sono per esempio un paio di dettagli in più che si potevano eventualmente togliere, li abbiamo comunque voluti fare, ci faceva piacere averli, però vedete come in maniera concisa si può raccontare un spazio e che effetto fa un servizio fotografico sulla vendita e sull'affitto di un immobile, se questo servizio fotografico è fatto bene. Ecco, mi ammutolisco e ti passo la parola. Oddio, no, va bene. Allora, vediamo un po', perché in questo momento noi facciamo anche... Oh là là, eccola, non ti trovavo più. A questo punto noi arriviamo a, alle domande dei nostri partecipanti, che ce ne sono parecchie. Quindi... andiamo nell'ordine, bene, perché qualcosa prima le leggerò quelle in chat di Zoom e poi leggerò delle domande che ho viste che sono arrivate dalla diretta Facebook. Quindi avrete tutte le risposte. Ok, allora ci scrive una di nostre partecipanti. Purtroppo però sul portale immobiliare le foto verticali non vengono visualizzate bene. Si prediligono sempre quelle orizzontali. Sì. È vero, ne abbiamo infatti parlato prima, quindi pensate sempre di anticipare la cosa informandovi su quale sarà il portale di destinazione e poi per quelli più bravi che magari sanno usare post-produzione, programmi post-produzione, si può sempre creare anche un documento orizzontale dove vengono posizionate sopra due foto verticali, per esempio. In questo modo la piattaforma legge un formato orizzontale, però per saperlo fare bisogna usare un programma. Ok, infatti questo è stato sempre, c'è stato doppione della domanda, perché anche da Facebook la domanda era seguente. Nei servizi fotografici immobiliari non sono meglio le foto orizzontali? Hai risposto, penso che nella maniera esaustiva, su questa domanda. E alla prossima, questa è molto interessante. Vedo che le fotografie che sono che state mostrando hanno tutte un'illuminazione principalmente naturale. Quali sono i consigli può darci Alice nel caso che l'ambiente sia privo di finestre oppure illuminazione naturale è scarsa? Allora, è importante scegliere un buon momento del giorno. Ora, quindi se già poi abbiamo un immobile da fotografare che è un po' buio all'interno, già se ci andiamo in un orario troppo tardo del pomeriggio rischiamo che sia ancora più buio. Quindi è importante, questo sempre, scegliere un momento del giorno in cui ci sia luce. Poi, attraverso l'uso della macchina fotografica e manuale, è possibile rendere più luminosi degli spazi che magari nella realtà non sono così tanto luminosi. Per quello bisogna saper utilizzare la macchina fotografica. Ok, bellissima risposta. Qua invece sempre riporta la domanda per quanto riguarda la verticalizzazione oppure delle fotografie, però sotto l'altro aspetto. Allora, da che cosa deriva il formato verticale? O meglio la scelta del formato... scusa. Da cosa deriva il formato verticale o meglio la scelta del formato... O meglio la scelta del formato verticale, ovvero proprio racconto. Ok. Allora, da dove deriva la scelta? Diciamo è così.
Non so se intende dire cosa, se chiede, perché non ho capito bene la domanda, forse se chiede cosa intendo per formato verticale o orizzontale. No, è scritto proprio da cosa deriva il formato verticale o meglio la scelta del formato verticale. Quindi Perché lo o... scelgo? Perché, per esempio, magari quando ci sono degli ambienti molto piccoli, immaginiamo i bagnetti piccoli e lunghi, le cucine piccole, strette e lunghe. Quando abbiamo qualcosa di stretto e lungo, se usiamo un formato orizzontale, tipo così, no? Poi prendiamo più di quello che sta a sinistra e a destra del campo. Però se l'ambiente è stretto e lungo, vuol dire che con un formato orizzontale noi non riusciamo a prendere il pavimento, non riusciamo a prendere la parte più alta della parete. Quindi invece con un formato verticale si riesce a raccontare meglio un ambiente che è lungo e stretto. Con quel formato non riusciamo a raccontare appunto i diversi piani di pavimento, pareti, eccetera. Oppure a volte anche in certi, quello proprio per una parte proprio molto più pratica. Altre volte invece magari nel dettaglio uso il formato verticale, però quella è una scelta puramente estetica e non pratica, come invece l'esempio di prima. Quindi Ok. magari ad esempio per chi sa usare programmi, per un ambiente che necessita, come per esempio il bagnetto lungo e stretto della situazione, che necessita una fotografia verticale, per raccontarla meglio, al meglio, può fare una foto, due foto verticali, che possono essere un campo e un dettaglio, oppure i due controcampi, e poi applicarle su un documento che ha un formato orizzontale. Ok, ottima risposta. Questo è molto interessante. Infatti, dice molto interessante, grazie. Fate anche qualche incontro specifico per le foto di mobili per piattaforme di design, Alice. Ecco, sto leggendo, sono un sacco di commenti, che bello! Scusa, Ci devo rileggere la risposta. è veramente emozionante, proprio mi riempie il cuore questa cosa che stiamo Bene. facendo e vedere che possa essere di utile e di interesse per tutte queste persone mi rende veramente, mi fa toccare il cielo con un dito. Sì. Allora, quindi la domanda è se effettivamente, allora, fate qualche incontro specifico per le foto di mobili per piattaforme di design? Per piattaforme di design, non capisco bene la domanda, cioè, aiutami a comprenderla meglio, Allora, Marina. io intanto invito quelle che ha fatto la domanda, che lo sa, magari di riformularla e rimandarla. Quelle che ho capito è che se, queste, se fai altre tipologie di incontri, magari dove è promosso più design, nel senso che aiuti magari a comprendere come fare le fotografie migliori, dove si producono mobili di design, Io quella ho le mie skills si ampliano a diversi ambiti fotografici e per quello che appunto riguarda gli interni, che siano foto di mobili per agenti, home stager, ho lavorato e lavoro anche per interior designer e per altri clienti di questa tipologia qua. Quindi spazio molto, ho sempre amato essere molto poliedrica, per cui mi sento di rispondere sì, posso aiutare anche in questo settore qua, più di design. Spero che la risposta è arrivata quella giusta. Allora, la prossima domanda, ci spieghi rapidamente come si fa una foto di controcampo? Non lo so se è possibile rispondere proprio rapidamente in questo caso. Giusto un piccolo consiglio, perché Come abbiamo si fa a veramente foto? tante domande. Vediamo che questa è la nostra stanza. Per vederla bene, noi dobbiamo fotografarla. Mettiamo che questo sia il punto A e questo è il punto B. Per vederla campo, che è verso il punto B, quindi la macchina inquadra da qui verso di qua, per vedere e mostrare questo lato. E poi con un controcampo, che è la seconda fotografia dal punto B,
verso il punto A. Questo è fare il campo e il controcampo, che poi può essere fatto, ci si può mettere al centro della parete da cui si sta fotografando, ci si può mettere ad angolo, dopo si sceglie. Questo aiuta anche a dare più a un ritmo fotografico, sicuramente, diversificare. Però tendenzialmente, in maniera molto semplificata, fare il campo e il controcampo significa questo, che è quello che bisogna fare quando si fotografa poi ogni stanza, possibilmente compatibilmente con quello che si sta fotografando, perché è l'unico modo che spiega con chiarezza il campo e il controcampo insieme, spiegano con chiarezza cosa stiamo vedendo. Perfetto. Allora, la prossima domanda è: meglio regolare luminosità o esposizione? Meglio? Perché regolare la luminosità o esposizione? Allora, parlare di esposizione significa parlare anche di luminosità. Quindi noi dobbiamo pensare di dare sempre attenzione all'esposizione che utilizziamo per le nostre immagini. L'esposizione migliore la otteniamo in modo manuale, quindi impostando noi la macchina fotografica in tutti i suoi settaggi. Questo ci consente di dare una buona esposizione alle nostre immagini, che per quanto noi possiamo avere cioè noi abbiamo in quel modo, quando sappiamo usare la macchina fotografica, abbiamo una padronanza sul mezzo che ci permette di fare tanto. E quindi, come anche ho accennato prima, di rendere luminoso un qualcosa che magari in realtà lo è poco. Fate sempre molta attenzione a non falsificare troppo questa luminosità, alla quale comunque, certo, bisogna dargli importanza, perché un ambiente luminoso è anche dà un'atmosfera, una qualità di quell'immobile che è molto importante. Chiunque vorrebbe vivere in un ambiente luminoso. Spero di aver risposto. Perfetto. Allora, Quindi la sì, domanda regolarla è importante. quello è importante, perché sul fatto della luminosità, quello che dicevo prima, falsare delle foto, quindi farle belle che poi non corrispondono alla realtà, è un modo più rapido di perdere affidabilità dalla parte dell'acquirente oppure di quelli che deve prendere la casa. Quindi giusto equilibrio, non esageriamo con dei ritocchini, così come quando andiamo in social. Sì, perché sennò l'aspettativa viene totalmente mortificata e si crea un effetto negativo, perché magari la persona vede delle foto di un ambiente luminoso, grande, magari lo va a vedere dal vivo ed è troppo diverso rispetto a quello che ha visto in foto. Quello è un errore. Allora, a proposito delle domande, quelle di prima, è arrivata la precisazione se stai facendo incontri sulle piattaforme tipo Houzz, come chiaramente quella una delle ultime. Hai presente la piattaforma dove si pubblicizzano tutti gli architetti? Ok, sì, se io ho intenzione di. Se fai le lezioni anche qua, anche sulla quella piattaforma, se attualmente stai facendo qualcosa No, pure non su quella piattaforma no, no. in... Perfetto. Allora, Dice Silvia Maria. c'è stato un problema con Imparare a me? fotografare in manuale. Ok. Allora, c'è stato un problema con audio, se riesci a ripetere quelle che avevi detto, così riusciamo a... Sì, dicevo in merito a Silvia, quando dice imparare a fotografare in manuale aiuta. Mi riservo di essere proprio puntigliosa su questa cosa. Non è che aiuta e basta, è fondamentale, è estremamente fondamentale, perché se noi abbiamo padronanza del nostro strumento fotografico, possiamo creare un sacco di immagini esattamente come le vogliamo. Se invece la facciamo decidere alla macchina, è una consapevolezza diversa, un risultato diverso, un approccio diverso, cambia molto. Quindi proprio è essenziale saper utilizzare la macchina fotografica quando si vuole fare fotografia, quando si vuole imparare. Ok, perfetto. La prossima domanda: quanto è importante la qualità dell'attrezzatura? Vuol dire, sicuramente.
Quando siamo in strada andiamo, facciamo un viaggetto di un'oretta su una 500 o su un B&W, si sente la differenza, no? Per esempio, in maniera È un simpatica. bellissimo esempio questo. Esatto, però quanto viaggiamo, no? Quanto abbiamo bisogno, quindi adesso ritornando in tema, quanto abbiamo bisogno di un'attrezzatura effettivamente così professionale? Se siamo agli inizi, no, se siamo agli inizi. Non sappiamo ancora quanto portiamo avanti questo approccio fotografico, non sappiamo ancora che uso ne faremo, non sapremo ancora quanto ci appassionerà. Per cui non è necessario all'inizio prendere l'attrezzatura professionale, ma è sufficiente prendere un'attrezzatura semiprofessionale e poi, una volta imparata ad utilizzare quella, se si vede che la cosa continua, l'interesse e la passione per la fotografia continua, allora si presenta la necessità di acquistare dell'attrezzatura professionale. Quindi mi sento anche di dire che le semiprofessionali di oggi comunque sono di ottima qualità, perché non sono le semiprofessionali di 10 anni fa. Quelle di oggi veramente sono molto prestanti come strumenti fotografici. Quindi si inizia con una semiprofessionale per poi passare a un qualcosa di più. Perfetto, proprio a proposito delle attrezzature, ci abbiamo due domande, una dal Facebook, dalla diretta e altra invece qua dal Zoom. Dal Zoom ci abbiamo, ci puoi dare dritte sul tipo di macchina obiettivo da utilizzare? Mentre quella da Facebook ci chiede, ciao Alice, che obiettivo consigli per immobiliare? Lì è una bella domanda, perché comunque l'attrezzatura da usare, mi collego a quello che dicevo prima, spiegando anche meglio il mio paragone che ho fatto all'inizio sul fatto che fa la differenza, no? Farsi un viaggio, si è molto più comodi, no? In B&W rispetto che su una 500, quindi quando usi l'attrezzatura professionale chiaramente sei molto più facilitato in tante cose. Se hai un obiettivo che apre tanto, se hai un buon grandangolo, chiaramente fa la differenza e facilita il poter fare fotografia di qualità. Però è necessario passare proprio dall'attrezzatura semiprofessionale. Questo secondo me è importantissimo. Prima bisogna imparare a fotografare e poi dopo si può passare all'attrezzatura, un'attrezzatura diversa che va anche saputa usare. Poi, che attrezzatura usare? Cioè prendere all'inizio. In genere le macchine che vengono vendute oggi, le semiprofessionali, hanno in genere in dotazione il 18-55 mm, che è un obiettivo che consente di fare sia delle foto a grand'angolo, quindi adesso non mi addentro nel discorso specifico dei grand'angolo, eccetera, però consente di fare delle visioni di insieme e consente di fare anche dei dettagli. È un obiettivo comunemente usato, estremamente prestante, è molto basico, però in genere è quello che ti vendono quando acquisti una semiprofessionale. Diversamente, se si può fare magari un investimento iniziale un pochettino più alto, magari si prende solo un corpo macchina di una semiprofessionale. E poi si compra a parte l'obiettivo, che magari può essere un 18-135, per fare un esempio. Quindi sarà un obiettivo che consente di fare dei dettagli molto ravvicinati e anche delle visioni grandangolari. Quindi partirei comunque da questa modalità qua. Ok, e questa consiglia vale anche per quelli che vogliono fotografare solo i mobili? Sì, io adesso infatti ho menzionato proprio due ottiche, quella standard e quella che eventualmente acquisterei a parte, ma per dirne una, perché ho detto 18-135, ma poi ce ne sono anche tante altre, però quella lì per esempio è un'ottica che ti consente di fare i dettagli molto più da vicino, invece il 18-55 molto meno, per esempio. Quindi quello potrebbe essere un buon starting, secondo me, come attrezzatura. Che magari è un investimento che va intorno ai 600-700 euro. Se invece per qualcuno è troppo, si prende una macchina fotografica, se è professionale con il 18-55 montato, che con 500-400 euro la si trova, e poi si fa esperienza e si vede se la cosa appassiona o meno. Ok,
Allora, e qua arriviamo pure su un punto molto interessante. E ci sta chiedendo da dove deriva la scelta dell'inquadratura? Da dove deriva la scelta dell'inquadratura? Da tanta esperienza e da un buon spirito di osservazione. In questo caso, quando io entro in una stanza, cerco di capire quali sono subito il campo e il controcampo. Quindi le due inquadrature che mi consentono di raccontare al meglio quella stanza. Quindi uno sarà un campo sarà da un lato, dal punto A verso il punto B, e invece il controcampo avrà un'inquadratura dal punto B verso il punto A. Quindi parto sempre con l'idea che ci devono essere due inquadrature. Poi dopo gli spazi possono essere particolari e di diverso tipo, per cui a volte sono necessarie anche tre immagini di visione d'insieme per raccontare bene quello che è magari un salotto, una cucina, una stanza, dipende molto da come è fatto l'immobile. Però l'approccio per trovare la buona inquadratura è di trovare subito il campo e il controcampo vincenti. Ok, perfetto. Arrivo alla prossima domanda. Questa arriva direttamente dal Facebook. Io lavoro con casali in campagna. Molti dei miei colleghi utilizzano come immagine di copertina foto prese con il drone, per cui dall'alto. Sono utili oppure una bella foto dell'esterno in cui si capisce insieme del casale, magari con un dettaglio della piscina sullo sfondo, non sarebbe meglio? Sto perdendo, abbiamo la connessione. Non Ok, sarebbe meglio? non sarebbe meglio? Allora, ti rileggo la domanda. Io lavoro con casali in campagna. Molti dei miei colleghi utilizzano come l'immagine di copertina, in questo caso noi riprendiamo il discorso dell'immagine della copertina, quelle che tu avevi affrontato prima, foto prese con il drone, per cui dall'alto sono utili? Oppure meglio una foto dell'esterno in cui si capisce insieme del casale, magari con il dettaglio delle piscine sullo sfondo. Quali Possono delle essere opzioni? entrambe opzioni. Ok. Possono essere entrambe opzioni valide, perché chiaramente se hai la possibilità di utilizzare un drone che ti crea una foto dove si vede appunto bene nella sua ampiezza il territorio in cui è ubicata la casa, la piscina, la casa stessa nel loro insieme, può essere comunque un effetto molto bello, molto suggestivo. Ti dà subito l'idea di un ambiente grande e quindi è vincente. Allo stesso modo, anche l'inquadratura dove vediamo piscina e casale dietro, se fatta bene in modo chiaro, anche quella può essere un'ottima foto. Ci viene subito voglia di tuffarci in quella piscina e di farci un bel bagno. Allora, perfetto. Ok, qua arriviamo alle cose un pochino molto più tecniche. Le ragazze credo che sia di home staging che vogliono assolutamente sapere queste risposte. Allora, luci accese o spente, poi rubinetti aperti o chiuso, hai qualche suggerimento? Allora, luci accese o spente? Dipende. Allora, è una scelta del fotografo e se lavora il fotografo con, per esempio, un home stager, è una decisione che si prende insieme, si valuta insieme. Allora, tendenzialmente io personalmente amo molto le luci accese, quindi i punti luce, come ho detto prima, creano molta atmosfera. Però ci sono certi casi in cui e i punti luce non sono facilmente gestibili, perché se l'ambiente è poco illuminato e la lampada è troppo forte, una luce troppo forte, rischiamo di creare una fotografia nel quale abbiamo tutto illuminato e poi nel punto in cui c'è la lampada c'è un alone bianco bruciato che è brutto da vedere. Quindi in quel caso, se non riusciamo a gestire queste luci, quando sono troppo forti, è meglio spegnerle in quel caso. E poi rubinetti aperti o chiusi, anche lì. Allora, io penso che siano piacevoli da vedere,
Penso che siano molto interattivi quando si guardano le immagini, vedere l'acqua aperta, mi piace come cosa, però mi aggancio anche al discorso di prima, quando parlavo anche di ritmo fotografico, parlavo di cose vere. Secondo me è bello diversificare quello che si vede, quindi se si fanno foto dove i rubinetti sono sempre aperti, può anche stufare. Se in una casa ci sono due bagni, ad esempio, uno lo possiamo fare col rubinetto con l'acqua aperta e l'altro no, per esempio. Poi questo tipo anche di cose funzionano di più con la microrecettività rispetto che con la vendita. Diciamo che anche dipende da tipologia del bagno, se è un bagno che è stato fatto negli 70-80, Certo. siamo anche Sì, no, è vero, sottotono. è vero. Sì, è vero questo quello che hai detto. Dipende sempre dall'appartamento, da come, in che condizioni è, eccetera. Sicuramente poi non facciamo un dettaglio se con l'acqua aperta, se il rubinetto ha del calcare o cose simili. Cioè, dobbiamo scegliere cosa far vedere sempre nel modo migliore. Ok, e da qua arriva un'altra domanda, bisogna scattare sempre sul cavalletto? Il cavalletto è essenziale nella fotografia di interni. Se un fotografo si presenta da voi e vi dice che è un fotografo che fa interni e non ha il cavalletto, sta dicendo una bugia. Perché il cavalletto è essenziale proprio per ragioni tecniche. Ok, perfetto. A questo punto qua ci sono solamente delle domande di conferma. Dice, quindi non è un obiettivo 110-20 per quanto riguarda l'attrezzatura, ci stavamo parlando prima. Il 10-20 è un ottimo obiettivo che potete usare, io l'ho usato per diversi anni, quello però è un grandangolo, quindi è un obiettivo specifico, quello che vi consente di fare le visioni di insieme, quindi i totali. E se per esempio qualcuno ha una macchina fotografica semiprofessionale con un 18-55, è probabile che abbia avuto la necessità di avere un grandangolo più pressante e quindi di aver acquistato un 10-20. Quell'obiettivo lì però non consente di fare i dettagli. Quindi è utile averlo, ma insieme con altri obiettivi. Diciamo, Sì, se uno. perché col 10-20 fai soltanto le visioni di insieme. È un buon obiettivo, ma fa solo le visioni di insieme. Il dettaglio non lo fai con quell'obiettivo lì, perché è un grandangolo. Ok, quindi è da averlo magari per le foto delle mobili, ma mescolarlo sempre con l'obiettivo delle grandezze, quelle che tu avevi indicato prima, giusto? Sì, dopo ci sono diverse scelte per iniziare. C'è chi sceglie di prendere solo il corpo macchina e può fare magari un investimento di avere un buon grandangolo e un'ottica invece che consenta di fare sia visioni che consenta di avere visioni grandangolari che di dettaglio. Quindi facciamo l'esempio: una corpo macchina semiprofessionale con un obiettivo 18-135 e un obiettivo 10-20. Per cosa userò il 18-135 avendo un 10-20? Lo userò per i dettagli. Quando voglio fare invece le visioni d'insieme con un grandangolo di qualità, metto sulla macchina il 10-20. Leggo 50 mm. 50 mm è un obiettivo che è molto utile è bello per fare reportage, per fare ritratti. È un'ottica molto luminosa, non è adatta per fare invece i dettagli di home staging, perché un'ottica fissa per fare i dettagli è poco consigliata. Perfetto. Arriviamo alla nostra ultima domanda e così chiudiamo perché alla fine da un'ora siamo arrivati a 2 ore di incontro. Oh Madonna, sono già le 7, Sì, sono accipiti. già le Hai 5. volato piacevolmente, davvero. Allora, aspetta, aspetta l'ultima domanda. Come prima inquadratura di una stanza, scegli sempre quella in cui si vedono immediatamente le finestre? Possibilmente per come è fatto l'appartamento, dipende. Cerco di scegliere la foto che prima di tutto è più chiara in termini di racconto, che mi fa capire subito che stiamo partendo dall'ingresso. Quindi io scelgo la chiarezza per partire con la prima immagine. Se è chiaro che se la prima immagine ha una finestra, ancora meglio, certamente.
Ok, perfetto. Allora, Le visto che... finestre in generale sono, cioè, importantissime da descrivere perché fanno sì che si abbia la sensazione di un ambiente luminoso e quindi sono importanti. Però il reportage deve essere chiaro, per cui la prima foto deve essere sempre quella da cui si entra, cioè deve rappresentare il primo passo all'interno di un immobile. E se la finestra non c'è, purtroppo non è quello a cui dobbiamo dedicare più importanza per la prima foto, la finestra. Se c'è, Ok, ovviamente ancora meglio, però. perfetto. Io direi che noi siamo arrivati alla fine del nostro incontro e ringrazio molto Alice e tutti quelli che avete bisogno di un servizio fotografico, veramente quelli che vendono in affitto. Adesso ritorniamo anche alla parte commerciale, nel senso che vuole dare un contributo al proprio cliente maggiore. Alice sicuramente potrà darvi una mano. Per coloro invece che vogliono approfondire delle proprie conoscenze, magari specializzarsi nelle foto, perché ricordiamo la qualità sempre deriva dalla specializzazione, l'ordine, come direbbe Alice, in questo caso per le docenze private, ovviamente dopo quando è andato via l'emergenza del Covid, potete sempre contattarla. Quindi noi vi lasciamo i nostri contatti. E per qualsiasi domanda, per qualsiasi curiosità potete scriverci e un'altra volta rinnovo la mia adorazione per questa fotografa splendida, per cui ti ringrazio per tutto il tempo che hai dedicato a tutti quelli che sono stati con noi oggi. Grazie Marina, no, grazie a te che hai avuto questa bellissima idea e che mi hai coinvolta, che mi hai tirato un po' fuori dalla tana, perché questo è un periodo un po' particolare per tutti e le reazioni sono anche a volte inaspettate, ci si perde, no, a volte nel buio, però se si guarda bene ci sono tante lucine attorno a noi, per me una di queste è stata anche Marina, appunto, che mi ha chiesto Grazie. di partecipare a questo incontro che mi è piaciuto tantissimo, veramente tanto, e quindi il mio grazie va a tutti quelli che hanno partecipato e anche a te che lo hai permesso. È stato un piacere. Allora, sicuramente non potremo dare tutte le risposte, ecco perché ho condiviso i contatti. Ci sono anche i contatti di Alice, per cui sicuramente riuscirete a fare ulteriori domande direttamente ad Alice. Quindi vi auguro, che cos'è? Buon fine settimana, non possiamo nemmeno goderlo per ora, però vi auguro buon lavoro perché oggi è la giornata dei lavoratori e un abbraccio a tutti. Arrivederci. Ciao a Ciao. tutti. Ciao.